I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e per atti persecutori e tentata estorsione un 26enne di via Caravaggio già noto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti presso l'abitazione che l'uomo condivide con la sorella 25enne e la zia 46enne, trovando le due donne in stato di forte agitazione perché immediatamente prima erano state oggetto di violenze psicologiche a opera del congiunto, uscito dal carcere il 4 giugno, dopo un periodo di detenzione per reati dello stesso tipo, che voleva soldi per acquistare stupefacenti. L'aggressore è stato poco dopo rintracciato. Si era nascosto all'interno del condominio. Le vittime accompagnate all'ospedale San Paolo, visitate e dimesse con prognosi di un giorno per stato ansioso da riferita aggressione verbale,